Ciao a tutti e bentornati qua su Quinta Dimensione Letture. Ringrazio sempre, come sempre, tutti quanti, sia già gli iscritti affezionati che anche i nuovi. Quindi invito anche a iscrivervi se vi piace, se vi interessa, a questo canale attivando la campanella e cliccando poi su tutte per ricevere tutte le notifiche quando pubblicherò dei video. Allora, oggi riprendiamo l'argomento delle famiglie galattiche e stellari, dei nostri fratelli e famiglie galattiche, appunto del cosmo e dell'universo, per chi ovviamente ha già capito, compreso, per chi si è risvegliato, perché ha capito certe tematiche di quinta dimensione, ma anche di quarta, comunque si aspira e si sta andando verso la quinta, no? Come così il pianeta Terra, che è già iniziato il suo processo di ascensione, così come molti semi stellari, operatori di luce e persone, diciamo, che sono già in questo processo già da tanti anni. Allora, userò le solite carte dell'Alleanza Galattica, vi faccio vedere. Questo è il libretto, ma la confezione è identica a questo qua, al suo libretto si chiama Carte dell'Alleanza Galattica, molto belle, ci sono anche dei codici stellari, poi vi faccio vedere. Vediamo proprio se concentrandoti, chiedi adesso, mentre sceglierai diciamo, il testimone che ti faccio vedere, facciamo due stese, e chiedi proprio alla tua famiglia galattica di mandarti un messaggio, se c'è un messaggio per te, proprio dall'universo, dal cosmo, da un altro pianeta, da dove tu vieni, E vediamo se c'è una comunicazione, che ti deve arrivare. Allora ti invito, quindi concentrati un attimo, chiedi alla tua famiglia stellare e galattica di aiutarti a scegliere, ok? E se c'è un messaggio per te. Andiamo al messaggio della famiglia galattica numero 1 con la stella gialla. Il messaggio della famiglia galattica numero 2 con la stella verde. Metterò alla fine, poiché il reame angelico è sempre in collaborazione con la Federazione Galattica. Chiediamo anche ad un arcangelo un messaggio e vediamo quale arcangelo eventualmente vuole venire a parlare. Quindi, stesa 1, messaggio 1, stella gialla. Stesa 2, messaggio 2, stella verde. E partiamo con il primo messaggio, stella gialla. Vediamo e poi ti leggo quello che ti vuole dire la tua famiglia galattica. Vediamo un po', tiriamo fuori tre messaggi e vediamo. Sono un po' grandi da mescolare. Vediamo un po', questo è il messaggio 1, il messaggio 2, il messaggio 3 per chi ha scelto la stella gialla e andiamo un po' a scoprire il primo e vediamo, partiamo subito per te, vediamo cosa vuole comunicarti la tua famiglia stellare. Allora, le vostre parole sono la vostra vita, ma dissertare per ore su concetti avvolti di parole. Questa è la vostra torre di Babele, la vostra difficoltà di comunicazione. Stanno parlando della terza dimensione, di dove siamo noi. Per comunicare verbalmente bisogna prima di tutto comunicare con il cuore e questo presuppone che si sia capaci di amare gli altri e di amare se stessi. Ok? Questa è la carta numero 24. Ci sono tutta una serie di simbologie. Non so se magari a qualcuno ricorda qualcosa, te la lascio un po' così. Per eventualmente fare uno screenshot o qualcosa. Qua parlano proprio delle parole, ok? Comunicare, qui ti danno proprio questo consiglio, cioè che le tue parole siano solo cuore. Questa cosa la dicono anche molti maestri ascesi, che la tua comunicazione sia assolutamente fatta con il cuore. Vediamo un po' se c'entra questa carta, che okay, è venuta un po' fuori, vediamo un po', perché questa è una verticale, ci sono delle carte verticali e una orizzontale e alcune orizzontali. Allora, qua ti dicono proprio di passare prima dal chakra del cuore, ok? Prima di parlare. Vediamo adesso proprio la spiegazione. Allora, significa che la vostra mente occupa ancora un posto troppo importante nella vostra vita. Regolarmente durante la giornata prendete dei momenti per respirare e lasciare che la vostra intuizione prenda un poco di più il suo posto.
Quindi qua chakra del cuore, emozione e intuizione. Siate vigili quando sentite che siete guidati solo dalla vostra ragione. È tempo per voi di lasciare che il vostro intuito vi guidi in questo momento importante della vostra vita, va bene? Qua c'è da seguire molto l'istinto, molto l'intuito e fare attenzione alle parole pronunciate quando si è troppo in un'energia mentale, ok? Che nei tarocchi corrisponderebbero alle spade, va bene? All'energia, all'elemento dell'aria. Quindi, assolutamente qua c'è da passare prima dal cuore, dall'intuito, dall'emozione, va bene? Questo era il primo messaggio della tua famiglia Galati, quindi stanno dicendo che magari ultimamente, ok, sei stata troppo, o stato, ovviamente rivolto a tutti, uomini e donne, troppo in un'energia magari mentale, ok, che ti ha fatto parlare, dire delle cose a qualcuno, magari in un'energia un po' troppo pesante e dura. Vediamo il messaggio numero 2 dall'universo. Cos'è che deve arrivare alla persona che ascolta? Allora, per la crescita di un essere è essenziale che sia lui a scoprire da sé che cosa lo rende grande, che cosa presiede alla sua costruzione sottile e poi, in seguito, fisica. Ecco qua. Questa è la simbologia. Questo sembra proprio tipo quelle geometrie sacre, eh? Andiamo un po' a vedere la 13, quindi il numero anche 13, che ti vuole dire perché ti è uscito, questa cosa, di questa crescita. Vediamo un po'. Si chiama incontrare la propria gravidanza. La libertà di scelta che a volte vi fa soffrire e che vi fa connettere, che vi fa commettere quelli che chiamate errori, tra virgolette, è una delle porte che conducono a questa scoperta di voi stessi, della vostra divinità, ed è anche ciò che vi renderà forti. E non possiamo né vogliamo interferire in questo processo alchemico. Ci sono passi che dovete compiere da soli, perché è a questa condizione che essi si imprimeranno in voi una volta per tutte. Vi è chiesto di riconoscere chi siete e non cosa credete di essere o cosa gli altri pensano di voi. È ora di uscire dalle apparenze che vi fanno sembrare quello che non siete e spezzare la maschera che vi dà l'illusione di un'identità. Siate fieri di voi stessi, non come attori che svolgono un ruolo in questa vita, ma per ciò che siete. Al di là di tutte queste, di tutto questo, un essere di luce, cioè sei un essere di luce. Quindi qua è bellissimo, devo dire, proprio questa cosa, che ti hanno detto stupenda, quindi non ci interessa cosa gli altri pensano di noi, va bene? Bisogna uscire dalle apparenze. Non ci interessa quello che sembriamo, quello che, insomma, l'immagine, no, che diamo di noi. Noi pensiamo solo ad essere, ti sta dicendo questo, pensa solo ad essere, a te che ascolti. La parola è essere. Va bene, né avere né apparire, essere, perché poi da lì prenderà vita tutta una serie di energia, va bene, che ti porterà sempre più in alto nella tua ascensione, ok, nel tuo cambio vibrazionale, cambio anche di DNA, perché anche questo sta succedendo, eh. Leggetevi anche nella mia community, perché a volte metto degli spunti su questa cosa. Inoltre sul sito, diciamo, web, www.quintadimensionaletture.it, c'è il blog, ok? Dove posso parlare molto di più e scrivere molto di più di tanti argomenti che a voi interessano. Parlo a quelli che interessano proprio queste cose qua, eh? Andiamo avanti. Allora, con il terzo messaggio per la stella gialla, la tua famiglia galattica stellare. Allora, l'accettazione, invece, apre le porte alle grandi leggi universali, quelle che ci dicono che è più importante modificare il nostro sguardo sugli eventi che non mutare l'evento in sé, perché è solo lo sguardo interiore che potrà modificare l'evento esterno. Questo è il tipo di codice su cui dovresti e potresti anche fare delle meditazioni, eh? A livello di colori, di geometria, tutto quello che tu senti, ok? Allora, vediamo un po' qua cos'è che ti dicono. L'accettazione, mutare lo sguardo sugli eventi per poter modificare poi l'evento stesso, la numero 05. Andiamo a vedere. Allora, cambiare prospettiva. È il momento di grandi cambiamenti nella vostra vita. Affinché questi cambiamenti possano essere fatti con maggiore facilità, dovete coltivare pensieri luminosi sugli eventi e le persone che incontrerete al di là delle apparenze. Di nuovo, ecco queste apparenze. Dovete esercitarvi con maggior regolarità a vedere l'aspetto più positivo possibile in tutto, affinché la luce che è in ogni cosa possa
possa crescere come sotto l'effetto di una pioggia benefica. Che bello. Qui quindi intanto ti annunciano dei grandi cambiamenti, va bene? E cambiare sempre però questa prospettiva. Bisogna coltivare questa luce, pensare il più possibile, ti dicono, anche quando io faccio gli altri video, che dico, so che è difficile, ma bisogna sforzarsi, cioè di vedere anche i lati positivi in quello che di positivo sembra proprio che non c'è niente, eh? E infatti è in più di una carta, 2 su 3 che dicono delle apparenze. Quindi quello che sembra, perché qua nella terza dimensione tutto sembra, ma in realtà non è. È una grande apparenza, va bene? Nelle altre dimensioni molto spesso c'è già una manifestazione positiva, perché nelle altre dimensioni quella leggerezza, va bene, che c'è, perché questa nostra terza dimensione è massosa, è pesante, va bene, è duale, quindi è una massa pesante. Quarta e quinta dimensione, no, nel modo più assoluto. E la manifestazione, va bene, è diversa, è più veloce. Qui ci mettiamo molto a manifestare tutto, qualsiasi cosa vogliamo, difficilmente lo otteniamo dopo un giorno, va bene? Quindi qua mi raccomando questa cosa delle apparenze e qui ti ricorda ancora di esercitarti con maggiore regolarità a vedere l'aspetto più positivo in tutto, ok? Perché c'è luce in ogni cosa, anche se noi non la vediamo. Perciò qua ti hanno dato, magari riguardati, se non ti ricordi gli altri messaggi, riguardati un po' anche i codici e tutto quanto, eh? Te le metto anzi così. Così si può fare anche magari una schermata un pochino più, se vuoi, eh? Più globale, eh? Ecco qua, le lascio 30 secondi così. Quindi, Stella Gialla, ricordati bene, ti hanno dato un sacco di spunti, va bene? Un sacco di idee. Il discorso, per esempio, della comunicazione col cuore, cioè che devi comunicare proprio prima passando dall'emozione e dal cuore e non farti prendere dalla ragione, va bene? Quindi essere meno nella mente e più nel cuore, la parola essere per te, Stella Gialla, va bene? Io ti ringrazio di avermi seguito. Cerca altri contenuti su questo canale di crescita personale perché ne troverai. Lasciami anche un like al video, iscriviti al canale, io proseguo e vado avanti con la seconda stesa. Stella gialla, ti devo fare l'arcangelo, chiedo scusa, ma ce l'avevo spostate. Vediamo quindi quale arcangelo per la stella gialla, prima di passare alla stesa 2. In collaborazione con la Federazione Galattica di Luce, Fratelli Galattici, Famigli Stellari. Vediamo un po' quale arcangelo c'è in collaborazione qui che vuole dire qualcosa. Questo è l'arcangelo per la stella gialla. Vediamo un po'. Allora, l'arcangelo Gabriele, scrittura creativa. Prenditi del tempo per annotare i tuoi pensieri su un diario oppure scrivi un articolo o un libro addirittura, cioè qua è insomma pe no pesante, voglio dire importante la cosa, scrittura creativa qui proprio l'arcangelo Gabriele, l'arcangelo della comunicazione, della scrittura, dei giornalisti, delle persone che lavorano nella comunicazione, ok? Prenditi del tempo, qui c'è assolutamente da scrivere, da mettere per scritto, perché anche quello è un esercizio, perché scrivendo tanti prendono più consapevolezza di quello che è in quel momento la cosa per loro, magari possono venire a conoscenza di altri dettagli, chiedi proprio all'Arcangelo Gabriele mentre scrivi, va bene, di farti venire le idee migliori, di darti le intuizioni, i suggerimenti, va bene, qualsiasi sia l'ambito di cosa su cui vuoi scrivere, eh? Quindi qua per te stella gialla l'Arcangelo Gabriele che ti ha parlato proprio di scrittura, ma creativa, ok, non passiva, così tanto per, creativa, ok? Ti rinnovo il saluto, quindi e proseguo con la seconda stesa. Eccoci qua, stesa 2, il secondo messaggio che abbiamo qua. Allora, vediamo la tua famiglia galattica e stellare, poi alla fine mettiamo un messaggio di un arcangelo, che per chi sa insomma un po' di questi argomenti, il Reame Angelico è in collaborazione con le forze di luce anche stellari, eh? Vediamo un po' qua i messaggi delle famiglie galattiche e stellari per chi è all'ascolto adesso. Chi ha scelto la stella verde, quali sono? E prendiamo tre messaggi. Uno, due, tre per la stella verde, stesa 2. Allora, ecco
Andiamo a vedere il messaggio numero uno per te. Qual è? Perché hai scelto la stella verde? Cosa vuole comunicare qui la famiglia galattica? Questo è il codice, dopo te lo faccio vedere. La vostra incarnazione terrestre vi chiede di riscoprirlo, amare, sorridere, avere fiducia, al di là di tutti gli eventi e senza ingenuità. Sono cose che si imparano e proprio come un bambino che impara a camminare, ogni istante diventa un momento meraviglioso di apprendimento. Adesso lo approfondiamo, intanto guardati questo codice, la carta è la numero 20, eh? Quindi qui c'è da riscoprire anche una certa leggerezza, va bene? Una certa bellezza, leggerezza anche di cose, di assaporare veramente ogni istante, ogni momento. Non vi dico adesso sull'orecchio che cosa mi è venuto. Allora, è tempo di rivedere il vostro atteggiamento nei confronti del quotidiano che vi circonda. Siete pieni di gioia al mattino quando vi alzate? Ringraziate di essere qui, pienamente vivi, o lottate contro i fantasmi dei vostri conflitti interiori. Fate di ogni istante un momento di eternità, da vivere con intensità e con la consapevolezza che non tornerà. Qui proprio c'è il qui e ora assoluto, eh? Momento per momento, qui e ora assoluto. Ringraziamo. Prendiamola questa buona pratica, questa buonissima pratica, al mattino e alla sera. Quando siamo ancora magari anche a letto, ancora prima di alzarci, di ringraziare, punto. Non serve sempre un motivo, anche se di motivi già ce ne sono tanti, già il fatto che riusciamo a svegliarci, primo, eh? Perciò ringraziamo comunque l'universo, angeli, esseri di luce, chiamateli come volete voi, ma basta anche solo la parola grazie, perché arriva chi deve arrivare alla parola grazie. Quindi mi raccomando, riscoprire l'amore, ti dice qua, e di stare molto più rilassata o rilassato, va bene? Perché devi andare proprio nella profondità, qui c'è la parola chiave, qui e ora per te, eh? Andiamo avanti, vediamo. Il messaggio numero 2 perché hai scelto la stella verde. Ogni scelta di vita, ogni incontro, ogni decisione, gesto o pensiero interferisce nella vostra vita e in quella di milioni di altri, di cui non vi accorgete neppure. Questo qui è il codice stellare, se vuoi vedere per te, eccolo qua. Te lo faccio vedere e poi ti leggo la descrizione della carta. Quindi qua bisogna fare attenzione a quello che si emana, a quello che si butta fuori. Perché? Perché quello che tu fai, quello che tu dici, tutto quello che mandi all'esterno ha un impatto sulla collettività, su tutti noi. Ecco perché quando dico spesso si parla di luce, tenere la luce alta anche per gli altri, insomma fare dei lavori che poi il collettivo, cioè ne beneficiano tutti, anche se a livello sottile non si percepisce sempre, però quando si fa un buon lavoro e si emana molta luce, in realtà non ne beneficia solo chi emana questa luce e verso magari chi ha indirizzato questa luce, ma ne beneficia anche un certo collettivo. L'importante è la parola chiave è che ci sia luce, va bene? E leggiamo quindi il significato allora della carta che abbiamo appena visto. Allora, qui dice che questa carta è per insegnarvi a esprimere pensieri, parole e atti di qualità. Non dimenticate che ogni volta che vi arrendete, centinaia di altre persone che non conoscete, ma che sono sulla vostra stessa frequenza, abbasseranno le braccia e ogni volta che vi innalzerete in voi, centinaia di altre persone faranno lo stesso. Ecco perché dico l'importanza di essere proprio, come dire, un capofila, no? Nel senso, intanto pensiamo a noi e come ci comportiamo noi, perché poi ci sarà un seguito, no, collettivo di energia, va bene? Che sarà attratta proprio da quello che viene manifestato, da quello che viene fatto e buttato fuori dagli altri. Ecco perché è importante che più persone possibili raggiungano la luce e ci sia questo risveglio. Perciò mi raccomando, molto attenzione a quello che si emana, va bene? Andiamo avanti con il terzo messaggio per te, stella verde, estesa 2. L'accettazione invece apre le porte alle grandi leggi universali, quelli che ci dicono che è più importante modificare il nostro sguardo sugli eventi che non mutare l'evento in sé, perché è solo lo sguardo interiore che potrà modificare l'evento esterno. Questo qui, diciamo, è il codice con i colori annessi. Quindi qua parla di accettazione, ok? Proprio per poter aprire queste grandi leggi universali. Leggiamo pure, per approfondire appunto il significato che la tua famiglia galattica vuole farti sapere. È il momento di grandi cambiamenti nella vostra vita. Affinché questi cambiamenti possano essere fatti con maggiore facilità,
Dovete coltivare pensieri luminosi sugli eventi e le persone che incontrerete, al di là delle apparenze. Dovrete esercitarvi con maggiore regolarità a vedere l'aspetto più positivo possibile in tutto, affinché la luce che è in ogni cosa possa crescere come sotto l'effetto di una pioggia benefica. Quindi benissimo, perché già ti annuncia dei grandi cambiamenti, bene? Però bisogna molto, diciamo, esercitarsi sulla manifestazione della luce, va bene? Perché poi si riflette comunque, sia sugli eventi, sulle persone che incontrate, ok? Quindi via queste apparenze, via al di là di quello che sembra, no? Dobbiamo solamente pensare e concentrarci sulla luce, ti dicono qua. Perciò, so che diciamo è dura, ma bisogna anche, ti dicono, cercare di vedere l'aspetto più positivo possibile in tutto, perché l'unica cosa su cui ci dobbiamo concentrare è la luce. Questi sono quindi i codici che ti sono arrivati. Eccoli qua. Te li metto qui. 1, 2 e 3. Intanto prendiamo anche. Preparo le carte degli arcangeli per il messaggio che, come sapete, insomma, chi lo sa, il reame angelico celeste, comunque in collaborazione con la Federazione Galattica di Luce, Esseri Stellari, eccetera. Vediamo, c'è una collaborazione proprio per arrivare a questa ascensione, no? Per innalzare proprio le vibrazioni della Terra e per tutti gli risvegliati, insomma, per tutte anche le persone che stanno capendo adesso certi concetti, non fa niente quando, chi prima, chi dopo, ci si deve arrivare. Quindi adesso vediamo, ci si arriva, eh? Vediamo adesso quale arcangelo vuole uscire qua fuori per te e che ti vuole dare un messaggio, ti vuole dire qualcosa, eh? Stella verde, qua quale arcangelo c'è che vuole dire qualcosa? Vediamo un po' qual è e che cosa ti esce a te, l'arcangelo. Uriel, fidati della tua conoscenza interiore e agisci senza aspettare oltre, mi sembrava aspettative, senza aspettare oltre. Qui dice sai cosa fare, eh? Perciò qua agisci e fidati. Perché qui probabilmente hai anche una certa conoscenza interiore, ti dice. Quindi se ti fidi, andrai bene, perché questo è uno sprono, o che questa è una conferma che magari qualcuno che ascolta adesso in questo momento ha dei dubbi sul che cosa fare e non sa se fidarsi o non fidarsi, qua ti dice che devi agire e non devi neanche tanto aspettare ancora. Qua proprio la parola chiave è agire per te, stesa 2 che hai scelto la stella verde, va bene? Quindi qui mi raccomando, risentiti anche, riguardati i codici della tua famiglia galattica, il messaggio che ti è voluto arrivare, a te è uscito l'arcangelo comunque Uriel. Perciò intanto ti ringrazio di avermi seguito, stella verde, lasciami anche un like al video, iscriviti al canale e ricorda a tutti di vedere insomma le informazioni per parlare con me, leggete anche il mio blog con questi contenuti insomma di quinta dimensione, di approfondimenti per voi, eh. Io vi ringrazio tanto, vi aspetto presto qua su Quinta Dimensione Letture per un nuovo interattivo. Ciao a tutti!